No. Buongiorno a tutti, benvenuti o bentornati sul canale. Allora, oggi mi vedete così struccata proprio perché ci andremo a preparare assieme utilizzando tutti i prodotti che possiedo del brand Charlotte Tilbury. Quindi vado a mettere indietro i capelli, mi sono dimenticata pinzette e fermagli, poco importa, e così vi mostrerò in azione alcuni prodotti di questo brand che so piacervi molto. È un brand però piuttosto costoso, quindi secondo me è utile soprattutto per chi magari vuole buttarsi a acquistare qualcosa ma è indeciso, almeno sia per le colorazioni che per la texture potete vederli all'opera. Mi piacerebbe tra l'altro iniziare una rubrica nella quale appunto ogni tanto mi trucco utilizzando tutti i prodotti che possiedo di un certo brand, così se volete fare un acquisto di quel marchio potete andare a vedere quel video. Parto subito, non metto nessun primer perché possiedo l'Hollywood Flawless Filter di Charlotte Tilbury, lo sapete, ma è un primer che va a regalare idratazione, luminosità, ma il fondotinta che andiamo a usare assieme oggi è già idratante, luminoso, naturale. Se aggiungessi anche l'Hollywood Flawless Filter sarebbe veramente troppo. Io lo possiedo nella colorazione 2 Fair, che è piuttosto chiara. Diciamo che adesso su di me può andare bene, ma secondo me d'estate già non andrebbe più bene. Provo ad applicarlo, se l'ho pulito, sì, con il pennello di Nabla, perché è perfetto per questi fondotinta dalla texture piuttosto fluida, liquida e naturale. Allora, andiamo subito, vado a metterne un po' sulle setole del pennello e poi vediamo, eventualmente vado ad aggiungerne un po' se fosse necessario. Allora, intanto chiacchieriamo. Avete fatto acquisti con il Black Friday? Io ho comprato qualcosa, sia qualcosa per fare dei regalini di Natale che avevo puntato e che secondo me possono far piacere. Vedete, si intravedono ancora i miei rossori e le mie magagnette. È una coprenza, questo fondo è una coprenza bassa, che si può però stratificare certamente, però potete arrivare a una coprenza media, non di più. E quindi niente, insomma, qualche pensierino, qualche regalino, e vado ad aggiungere un po' di prodotto e qualcosa per me che poi vedrete, penso già nel prossimo video. Sono indecisa se farne un unico, dividervelo in due, perché ho ordinato dei prodotti make up da brand che spediscono dalla Cina e quindi sinceramente, essendo tra l'altro i miei primi ordini, non ho idea di quanto possano impiegare prima di arrivare e dunque forse magari vi faccio vedere intanto quello che ho preso e che so che mi arriverà a breve e poi in seconda mandata gli altri. Allora, vedete, il risultato è molto naturale, a me piace, vi dico la verità, mi piace molto questo effetto, make up, no make up, nel senso che sì, ce l'ho, sì, è uniformato decisamente, però a un occhio, diciamo così, inesperto, anche alla luce del sole, vi assicuro che potrebbe sembrare che io non indossi assolutamente nulla. E per me basta così, ripeto, se vi dà fastidio che si intravedano un po' i rossori, qualche magagnetta, potete tranquillamente andare a fare un secondo strato. Come vedete, col pennello, anche se questo è molto fluffy, si è steso bene. Bene, fatto questo, andiamo di correttore. Allora, io ho ancora del correttore, ma come sapete per me è un bocciato, perché le prime volte che l'ho applicato si è applicato piuttosto bene, poi aveva la spugnetta, il prodotto si è rimasto rappreso nella spugnetta perché per circa una settimana non l'ho più utilizzato, non usciva più, continuava a girare, si continuava ad accumulare lì,
L'ho provata a togliere per lavarla, si è strappata tutta, non è uno di quei packaging che ti consente di togliere la spugnetta, lavarla e riapplicarla sul correttore. Poco male, il problema è che sì, così esce, ma la formula è cambiata, la formula è molto più densa, molto più pastosa, io non lo ricomprerò assolutamente più. L'unica idea che mi è venuta, se funzionasse, potrei almeno portarlo a termine, visto che non è economico, e è mettere una puntina di contorno occhio e una puntina di questo. Proviamo assieme, vediamo se funziona, può essere un piccolo trick, un piccolo aiuto per chi si ritrova nella mia stessa situazione. Io l'ho nella colorazione 3, che comunque per me va bene, come colorazione andava bene. È un correttore che dovreste comprare e usare lui, basta, solo lui, finché tutti i giorni su base quotidiana, finché non lo portate a termine. O almeno questa è la mia esperienza, ma è la stessa cosa che ho sentito anche da Giulia Cova e altre ragazze che lo hanno provato. E quindi insomma questa è la mia, il mio feedback, la mia esperienza col prodotto. Vediamo se ho detto una cavolata, ragazzi, non funziona e non si amalgamano, niente, benissimo, adesso non ho neanche una salvietta dove pulirmi, lo provo ad applicare direttamente sul contorno occhi, vediamo se magari stendendolo con una spugnetta bagnata anziché col pennello riusciamo comunque ad utilizzarlo. Allora ne vado a mettere un pochino sull'occhiaia, poi prendo la spugnettina, la bagno con uno spray, questo è quello di Essence che sul viso non mi piace per niente, non lo ricomprerò più, però sapete che io non voglio buttare le cose e quindi lo uso così per bagnare spugnette e pennelli. Proviamo, spero di non fare un pasticcio incredibile, spero di riuscire a stenderlo, purtroppo però è parecchio secchino, vediamo un po' cosa riusciamo a combinare. Mi dispiace perché, ripeto, non è un prodotto economico e sprecare le cose, ripeto, non è proprio nel mio stile. È difficilissimo che io butti un prodotto prima di portarlo a termine. Se proprio mi rendo conto da subito che non fa al caso mio, cerco di regalarlo a chi magari ne può fare buon uso. Mi è successo ad esempio con alcuni rossetti che non mi donavano particolarmente, li ho passati subito a mia mamma. Oppure delle palette che mi sono resa conto ultimamente di non utilizzare più, e le ho date invece a mia zia, perché mia mamma, ecco, gli ombretti non li usa, non li utilizza. Di per sé io credo che la formula di questo correttore non sia affatto malvagia, ma zia Charlotte dovrebbe cambiare il packaging. Se cambiasse il packaging lo ricomprerei, perché la formula non è male, vedete che ha una buona coprenza, dà una bella luce al viso, però ripeto, bisognerebbe cambiare formula. Vado a metterne un pochino anche qua ai lati del naso, perché io ho un sacco di capillari rotti in questa zona e quindi ho bisogno sempre di una copertura extra, di un po' di prodotto in più, e la spugnetta, non c'è niente da fare, è il metodo migliore per applicarlo in queste zone, almeno sulla mia tipologia di viso, però il pennello non riesce ad arrivare bene come la spugnetta, vedete, in queste zone del viso. Secondo me la spugnetta in generale è stata veramente una grande rivoluzione nel mondo make-up. E basta. Bene, direi che possiamo ritenerci soddisfatte. Ora vado a fissare il contorno occhi. Ok, qua adesso provo a fare così, tanto poi la spugnetta la vado a lavare dopo il video. Ok, vado a fissare, vi dicevo, il contorno occhi con questa cipria, che è quella in polvere libera, che io possiedo nella versione più chiara, leggermente rosata, ma non si vede, non temete. Cioè, anche se avete un sottotono diverso, riuscite tranquillamente ad utilizzarla, perché di fatto poi risulta trasparente. Però è bella luminosa, regala non a glitter o pagliuzze, niente di visibile, però regala una bella luminosità al viso. È perfetta se magari avete una pelle non più giovanissima, segnata,
o comunque se avete una pelle molto secca e quindi volete sì fissare il make-up perché non vada in giro nella giornata affinché duri tante ore, però odiate la cipria perché vi fa magari effetto secco, vi segna ulteriormente. Ecco, questa non fa nulla di tutto ciò. Naturalmente la sconsiglio a una pelle grassa. Io stessa ho una pelle mista e la uso nel contorno occhi, come vedete, e poi mi piace molto utilizzarla. Prendiamo un pennello, sì, questo di Nabla va bene. Mi piace utilizzarla all'esterno del viso perché, perché qua non ho problemi di lucidità e però dà una bella luce. Ora non so se riuscite a vederla, provo a applicarla sullo zigomo, non so se si nota, ma fa un bel effetto luminoso. Altra cosa che potete fare, infatti me la lascio qua, magari dopo posso provare, è utilizzarla come ultimo step, cioè una volta ultimato il make-up, applicati tutti i prodotti, settato con la cipria che vi è più congeliare, potete andare con questa come ultimo tocco per dare veramente un effetto naturale, radioso al viso. Vado a prendere poi la classica cipria di Zia Charlotte, sempre nella colorazione 1 Fair, e la applico invece nella zona T, che è la zona dove mi lucido di più e dove ho più pori, soprattutto in questa zona qua, perché questa, al contrario dell'altra, è molto molto levigante. È una cipria meravigliosa che non si vede, che va a fissare, va a tenere a bada la lucidità e, ripeto, va a fare un leggero effetto riempitivo dei pori, delle rughette, e molto bella. Vale, secondo me, però ripeto, io la trovo molto simile alla cipria di Nabla e di conseguenza la userò, ripeto, come sempre, con estrema soddisfazione, ma una volta terminata non la riacquisterò. Ora andiamo a realizzare il make up degli occhi con la Bejeweled Eye to Hypnotize, che è la palette uscita in edizione limitata, poi secondo me la troverete ancora a lungo sul sito per le feste natalizie. Eccola qua, ve l'avevo già mostrata in azione in un video precedente, ma avevamo realizzato un make up molto naturale, perfetto per le feste, però magari per un pranzo, per un'occasione giornaliera, anche se vi dico la verità, viene fuori un look talmente sofisticato, elegante, semplice da realizzare, che anche alla sera, magari puntando su un bel rossetto rosso, è una favola. Ora, insieme vorrei provare questo trio, perché è quello un po' più particolare, che potrebbe intimorire, mentre questo di fatto ha un bello shimmer rosato, molto luminoso, riflettente, un rosa un po' più desaturato, un po' più scuro, diciamo così, un po' più malva, sempre satinato, e questo viola. Però sono colori, ecco, che siamo abituati a vedere ad utilizzare. Questo Tris invece, con questo rosso opaco, uno dei pochi opachi della palette insieme a qualche marrone, mi incuriosisce molto e quindi lo vorrei provare assieme a voi, seguendo le istruzioni di Zia Charlotte. Quindi ci dice di applicare il rosa più chiaro satinato su tutta la palpebra mobile, anche perché il trio, diciamo così, viola l'ho già utilizzato nei giorni scorsi e quindi vi so già dire che è molto bello. Questo invece non l'ho mai utilizzato, vedete, spero si possa vedere dalla videocamera che un po' colora, ma io lo sto applicando con un pennello molto fluffy, molto a setole poco fitte, che è il 227, e quindi perché questo? Mi piace prima fare una base così, poi dopo, a fine make up, col dito andare proprio a pressare per enfatizzare ancora di più la luminosità e il colore. Comunque fin qua un colore luminoso ma tranquillo. Adesso andiamo col secondo, che è un rosa che sembra un po' più
Sbeung nella piega, cosa che fa strano perché si tratta di un colore satinato, ma noi proviamo e vado col medesimo pennello. Sapete che a me piace perché mi dà l'idea che amalgami ancora meglio il tutto. Quindi andiamo nella piega, questo si vede molto di più, è molto più acceso, ma è un bellissimo, bellissimo colore. Ora, io voglio seguire le direttive di Charlotte Tilbury, però vi dico la verità che secondo me anche su tutta la palpebra mobile da solo deve essere veramente veramente bello, molto bello. È un colore particolare e pur essendo satinato funziona molto bene nella piega, si sfuma bene, non fa macchia, bello, veramente bello. Mi piace e secondo me con gli occhi scuri è una bomba, con gli occhi marroni sta molto bene. Poi io non me ne intendo niente di armocromia eccetera, quindi non mi chiedete, non so. Non mi dispiacerebbe farmi analizzare, chissà, magari prima o poi, però ecco, non ne ho idea, non ho mai approfondito più di tanto l'argomento e vi dico che per curiosità mi piacerebbe farmi analizzare, sapere magari cosa mi valorizzerebbe di più, magari per le occasioni più importanti. Però poi in linea generale mi piace sperimentare con gli abiti, col make-up e assolutamente indossare e portare ciò che mi va in quel momento senza farmi troppi problemi e paranoie. Quindi deve essere un valore aggiunto, secondo me un'analisi armocromatica, non un limite, ecco, questo ci tengo a dirlo. Ok, fatto questo volevo andare a prendere un pennello, ecco, tipo questo che è sempre di Zoeva, ma è il 234, e voglio andare a intensificare la via esterna con questo bordeaux, potremmo definirlo. Vediamo un pochino, come vi dicevo è opaco, scuoto l'eccesso e andiamo. Guardate che pigmentazione hanno questi ombretti, è veramente assurdo, è cambiata la texture. Allora, io ho diversi quad di zia Charlotte, lo sapete, per ora avete visto in azione The Golden Goddess e Pillow Talk. Vi anticipo che ne avevo già tempo fa però acquistato altri che vi farò vedere nell'haul del Black Friday, perché era uscito uno scontone su Cult Beauty e passavano alcune palettine al 25%, che su Charlotte è raro, ecco, e allora ne avevo approfittato. A me già queste formule, diciamo un po' più vecchiotte, piacevano, perché non sono le solite formule molto pigmentate alle quali siamo abituati oggi, però sono quella formulazione che ti permette di creare un look elegante, raffinato, nel giro veramente di 2 minuti contati. È impossibile fare disastri, è impossibile fare macchia con quei colori, e quindi veramente sono quad alla portata di tutti. E sono quel tipo di prodotto che vado a prendere quando ho poco tempo e voglio comunque essere in ordine, oppure che vado a prendere quando voglio un look sobrio, cioè elegante, raffinato, ma sobrio, non troppo extra. Con questa palette, devo dire la verità, e adesso che provo anche quest'ultimo Tristi Colori ho la conferma, Charlotte ha rivisto le sue formule, perché sono molto 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 più pigmentati rispetto al solito, ma molto è di più, e ho sentito diverse recensioni anche dell'ultimo quad uscito, il Fire Rose, e ho sentito la medesima cosa anche relativamente a quel quad lì, cioè che è molto più pigmentato degli altri. Non spaventatevi, ultimiamo il look, poi vedrete che non è così come appare. Vado col dito a prendere il primo colore che abbiamo applicato e lo vado a tamponare qua sulla palpebra mobile. Vedrete che differenza tra il pennello e il polpastrello che scalda e preme il prodotto, incredibile, guardate la differenza tra i due occhi. C'è anche da dire che naturalmente avevo usato un pennello molto fluffy, ecco. Se usate un pennello d'applicazione il risultato è già diverso. Comunque, questo è quanto, questo è il look, mi piace molto,
naturalmente è da ultimare. Se seguite le indicazioni di zia Charlotte, comunque non potete sbagliare. Vado a riprendere un attimo la sfumatura. Ora vado a mettere nella rima inferiore un pochino della matita nella colorazione Pillow Talk, che ha una punta di rosso all'interno, è quasi un borgogna e secondo me si abbina bene. Anche se vi dico la verità, la applico, ho paura che con tutto questo rosso anche il borgogna all'interno dell'occhio possa far sembrare effetto malata. Quindi ci vado a mettere sopra un po' di Barbarella Brown, che invece è un marrone un po' più freddo, che a me personalmente piace da impazzire, veramente da impazzire. Queste matite di Charlotte Tilbury sono molto valide perché sono morbide, scrivono benissimo dalla prima passata nella rima interna, come potete vedere, ma poi si fissano e hanno una lunghissima tenuta. Ora, io ho l'occhio, come vedete, lacrimoso. La matita che applico al mattino alle 7 e mi dura fino alle 8 di sera, perfetta nella rima, non l'ho ancora trovata. Se ne avete una da consigliarmi, assolutamente fatelo. Però queste comunque durano tante ore. Vado poi col pennello sporco dell'ultimo colore che ho applicato a fissare la matita e a sfumarla un pochettino. E voilà, questo è il risultato. Vado poi con il mascara che mi piace da impazzire, del Legendary Lashes Volume 2. Questo è un campioncino che avevo scelto in un ordine, campioncino che mi ero portata in vacanza e che funziona ancora. È vero che lo alterno a quello di Astra, che sapete ho acquistato piuttosto di recente. Con i mascara io sono molto brava perché ne apro uno, massimo due, aspetto proprio di finirlo che non ce ne sia più neanche una goccia, lo butto e ne apro un altro. Non difficile, non ho mai avuto l'abitudine di avere 4-5 mascara aperti assieme, anche perché poi si seccano, perdono tantissimo, benissimo, mi sono appena pataccata ed è un peccato, è veramente un peccato, poi performano male e insomma sono soldi buttati. Ma questo è incredibile perché è piccolino eppure assolutamente non vuole finire, ce l'ho, ripeto, dalla fine di quest'estate aperto in pratica e mi piace tantissimo, mi piace l'effetto che fa, mi piace la durata, non si sgretola, non sbava. L'unica cosa che non mi piace di questo mascara è il prezzo. Se costasse un pochino meno lo comprerei, vi dico la verità, però visto che ci sono in commercio dei mascara che trovo altrettanto validi e performanti a prezzi decisamente più bassi, inferiori, trovo assurdo spendere per questo prodotto. Però quando magari devo fare un ordine dal suo sito e c'è la possibilità di sceglierlo come campioncino, lo prendo sempre, anche perché per i viaggi è utilissimo. Ora vado, ma mi sono sporcata tutta, oggi ho fatto un disastro. Fa strano perché devo ancora ridefinire le sopracciglia, ma non ho nessun prodotto di Charlotte Tilbury, quindi poi lo andrò a fare con altro che ho nella Makeup Collection, ma i suoi prodotti per sopracciglia non mi ispirano proprio. Vado poi a fare un leggero contouring con il duo Filmstar Bronze, eccolo qua, sì, Bronze and Glow, nella variante più chiara, essendo io fantasminica. Pulisco un po' questo, io quando i pennelli sono così non so mai se sono puliti o meno, tendo generalmente a separare quelli che sono usati in modo da evidenziarmi il fatto che sono da lavare, però ogni tanto nella fretta, specialmente al mattino, me ne dimentico. Questo colore di bronzer per me, che ho la pelle piuttosto chiara, in inverno è la perfezione, perché come vedete definisce, scolpisce, ma non è troppo freddo, non è troppo grigio e di conseguenza io lo uso spessissimo da solo, perché non fa macchia, si sfuma in un battibaleno e riesco a definire e anche a, ripeto, darmi un po' di colore
per destarmi dal solito pallore invernale. Ecco qua, vedete? In un attimo si riesce a fare tutto. Il risultato è molto 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 bello. Molto bello e soprattutto naturale. Io non so voi, ultimamente mi sto riempiendo di brufoli. Non penso sia qualcosa di legato all'alimentazione, perché stiamo mangiando più o meno le solite cose, e quindi non credo sia fattore cibo, ma devo essere sincera con voi. Non credo neanche che sia fattore mascherina, perché mi ritrovo con i brufoli in questa zona, soprattutto delle tempie, anche qua. Qua potrebbe essere la mascherina, però non lo so, non penso neanche che sia qualcosa di legato alla skin care, perché non l'ho stravolta in questo periodo, quindi non lo so. Sto cercando di capire, vado ad applicare l'illuminante della stessa palette e sto cercando di capire, uso sempre lo stesso detergente, le stesse cose. L'unica cosa che mi è venuta in mente è di cambiare, guardate che bella luminosità naturale che dà questo illuminante, è incredibile, spero che lo possiate vedere, è la cosa più bella del mondo, si fonde con la pelle in una maniera incredibile, dando l'effetto proprio pelle rimpolpata, luminosa, non va ad evidenziare i pori perché ha una texture tra le più fini che io abbia mai sentito, quindi non va a mettere in evidenza la grana irregolare della pelle, però da questo effetto specchiato, cioè è proprio l'illuminante che se mi dovessi sposare domani io mi metterei, bellissimo, bellissimo. E poi sapete che a me piace mettere il blush come terzo step e non come step finale, perché mi piace che si vadano ad amalgamare le due parti, cioè il bronzer e l'illuminante, creando un tutt'uno armonico, armonioso, meglio forse. Mettiamo insieme il blush Pillow Talk, bellissimo anche questo, blush luminoso, un rosa non troppo acceso, non troppo Barbie, molto naturale. Anche qua molto elegante, dico sempre le stesse cose, ma elegante è proprio la parola che contraddistingue i prodotti di Charlotte Tilbury. Io vado a fare un mix tra le due parti della cialda e poi vado ad applicarlo sulle gote. Bello, eh? Bello ed estremamente naturale e luminoso. A me piacciono anche i blush rosa un po' più importanti, ma con questo look secondo me è proprio giusto mettere qualcosa di semplice, di non troppo extra, non troppo eccessivo. E sono soddisfatta. Vado poi a prendere il pennello con il quale ho applicato la cipria luminosa e vado in questa zona, perché a me non piace l'effetto di stacconetto che si crea quando si tentano di fare un po' di contouring. A me piace che tutto sia molto molto sfumato. Voilà, allora vado a mettere il setting spray, questo qua, l'Airbrush Flawless Setting Spray di zia Charlotte. Devo dire che l'ho provato qualche volta, non avendo molte occasioni di uscire. Non lo uso nella quotidianità, questo prodotto, sono onesta con voi, però mi è sembrato che in effetti facesse durare di più il make-up, specialmente con la mascherina, e toglie assolutamente tutto quel minimo effetto polveroso che potreste avere con i prodotti di Charlotte Tilbury, anche se in realtà l'effetto polveroso con i prodotti di Charlotte Tilbury non c'è, ma se ne uso degli altri e mi vedo un pochino cakey, vado con questo. Il profumo è gradevolissimo, molto delicato, non è un profumo molto invadente, almeno questa è la percezione che ne ho io. Adesso vado a sistemare un attimo le sopracciglia e torno per mettere il rossetto con voi. Voilà, eccomi tornata con un viso un po' più normale. Ho sistemato, vi dicevo, le sopracciglia e l'ho fatto con questo mascherino colorato di Anastasia nella colorazione
soft brown che sta tirando le cuoia, si sta seccando, ho fatto un po' fatica, quindi me lo metterò lì in uso, così poi, anche perché da un po' che l'ho aperto, molto valido, però ha lo scovolino troppo lungo e non riesco a essere precisa. Mentre quello di neve ha uno scovolino molto più corto e riesco ad andare molto più di precisione, quindi non lo ricomprerò più, ricomprerò sempre quello di neve, che su di me funziona uguale, nel senso che colora, ha un bel colore che per me va bene, le va a fissare, però mi permette di essere più precisa. Comunque adesso io ringrazio il cielo che con la videocamera non si noti, spero, ma devo assolutamente fare le sopracciglia, sono in una situazione veramente disastrosa, e anche i baffetti. Adesso da ieri siamo tornati in zona gialla e quindi ci si può spostare nuovamente tra comuni, quindi spero in settimana di riuscire a fare una visita dalla mia estetista per sistemare la situation. Ho già fatto un contorno delle labbra con la matita nella colorazione Pillow Talk. Allora, le matite labbra di Charlotte Tilbury sono molto valide perché, così come quelle per gli occhi, vi permettono di lavorare tranquillamente il prodotto perché sono morbide, quindi scrivono immediatamente, sono sfumabili, specialmente se volete sfumarle un po' e poi applicare magari solo un gloss. Però poi una volta che si fissano rimangono lì, sono valide, però non è il primo prodotto che vi consiglierei di provare del brand, perché oggettivamente ci sono matite altrettanto valide di brand molto molto più economici, ad esempio Kiko, Neve, per dirvene alcuni che utilizzo sempre sempre con piacere. Come rossetto pensavo di andare ad applicare oggi con voi Pillow Talk Medium. Cosa ne dite? Perché ho portato anche il classico, ma ve l'ho già fatto vedere in azione e forse è un po' troppo chiaro per questo look. Quindi proviamo col medium, poi vediamo, eventualmente lo tolgo e metto il classico. Bello. Molto bello, cosa ne dite? Allora, tra i due il medium è quello che più mi piace in generale, perché anche con un leggero color champagne, per dire, sugli occhi e tanto mascara e questo sulle labbra, ottenete un look meraviglioso, perché è nude secondo me, ma un po' più di carattere. Cosa ne dite con questo look? È eccessivo? Forse un pochino? Considerate che è giorno. Facciamo una cosa, lo tolgo e proviamo anche il classico assieme, così mi dite quale delle due varianti preferite di più. Questo è il medium, colore che io comunque vi straconsiglio, perché secondo me è elegantissimo e sta bene su tantissimi tipi di incarnato. Lo tolgo e ci rivediamo col classico. Voilà! Sì, decisamente, con questo look così intenso sugli occhi e un po' lontano dalla mia comfort zone, anche se vi dirò che mi piace tantissimo, trovo che la versione classica del Pillow Talk si addica di più, perché permette di avere il focus sullo sguardo e niente, lo trovo più... più elegante, ecco, mi piace di più, quindi terrò questo sulle labbra. Ultima cosa, prima di salutarvi vado a riprendere il duo Filmstar Bronzer and Glow, prendo l'illuminante con questo piccolo pennellino di Zoeva che è il 237 e ne vado a mettere veramente una puntina dal condotto lacrimale. Mi piace perché dà luminosità, apre lo sguardo e questo è perfetto perché è sì un illuminante, ma come avete visto, come potete vedere, dà una luce diffusa, non è troppo sbam, è proprio la formula che piace a me, e
E qua è perfetto perché non è né un punto luce opaco, ma non è neanche eccessivo, quindi è perfetto per questo lavoro, secondo me. Fatemi sapere se volete vedere altri look di Charlotte Tilbury, magari utilizzando l'altro fondo che possiedo, l'Hollywood Flawless Filter, i prodotti in crema, o se vi piace comunque questa tipologia, questa rubrica che potremmo iniziare a fare, dove ci trucchiamo assieme utilizzando un unico brand. E basta, detto questo per oggi vi ho annoiati abbastanza, vi mando un grossissimo bacio, grazie per la compagnia e noi come sempre ci vediamo nel prossimo video. No.